I due viaggiatori si trovano nell'ottavo cerchio infernale, che si divide in 10 bolge, contenenti le anime dannate per frode. Nella prima bolgia sono puniti i ruffiani e i seduttori, che camminano in direzioni opposte su file parallele, mentre dei demoni cornuti li frustano sulla schiena. Nella seconda bolgia sono invece puniti gli adulatori. Immersi nello sterco, si percuotono con le loro stesse mani. Il canto ci sbalza violentemente nelle pungenti salse delle pene orribili e fetenti a cui sono soggetti i peccatori, provocandoci un senso di nausea dovuto alla muffa di cui sono grommate le pareti rocciose della bolgia, che emana un alito che appasta. Un effetto altrettanto sgradevole, quasi graffiante, è ottenuto attraverso le sapienti scelte linguistiche, caratterizzate da una fitta presenza di suoni aspri e duri, abilmente cumulata in termini come sincrocicchia, nicchia, scuffa, cherco, stucca, attinghe, e da un lessico crudo e volgare. Come Dante, ci sentiamo offesi negli occhi, nel naso, nelle orecchie, insomma in tutti i nostri sensi, che sono oltraggiati dall'impasto disgustoso, maleodorante ed inquietante che riempie il fondo buio della bolgia. Non c'è quindi da sorprendersi se Dante e Virgilio si allontanino e salgano più in alto. Il distanziamento fisico è necessario, oltre che utile, per riconoscere il peccato.